Buonasera, benvenuti a un nuovo numero di replay dallo studio centrale di TV6. Si è chiuso in parità il derby Pescara-Teramo che è tornato a distanza di tanti anni. L'ultimo precedente è il 2002, finì in parità 3-3 e anche l'ultima sfida si è chiusa con il punteggio di 1-1, un risultato che ovviamente ha creato malumori nella piazza pescarese. Al contrario, ha dato così un entusiasmo al Teramo con il risultato acquisito all'Adriatico. 14 partite di campionato, 21 punti, una media di 1,5 punti per una squadra che puntava a ben altro, e invece la classifica, anche dopo i risultati di ieri, dopo il pareggio tra Reggiana e Cesena, la vittoria dell'Entella anche all'ultimo istante, hanno portato i biancoazzurri al sesto posto in classifica. Valuteremo questa situazione ovviamente sul banco degli imputati un po' tutti, dalla società, all'allenatore Auteri, ai giocatori. Avremo diversi spunti e questa sera ovviamente il derby verrà analizzato in chiave pescarese, perché come tutti sapete noi dividiamo le trasmissioni il lunedì sul Pescara con replay e domani in Pro Teramo in chiave biancorossa. Ho il piacere questa sera di avere un personaggio del calcio abruzzese che ha vinto tanti campionati. Per la prima volta è tornato a rivedere il suo Teramo. Mi riferisco all'ex presidente biancorosso Luciano Campitelli. Buonasera presidente, grazie Buonasera a te. per aver accettato il nostro invito. È un piacere perché lei, oltre che a parlare del Teramo, può parlare di calcio a 360 gradi. Poi conosce anche la realtà pescarese Come e quindi faremo diversi discorsi. Al suo fianco Antonio De Leonardis, no? buonasera Buonasera, Totò, ben buonasera. rivisto. Ritroviamo Francesco Di Francesco, Buonasera, buonasera salve a tutti. Francesco, un ben rivisto anche a Riccardo Clinco, buonasera Grazie. Riccardo. E ho il piacere di avere in studio anche il bravissimo collega Jacopo Forcella, buonasera Jacopo, che Buonasera conduce Enrico. diverse trasmissioni proprio Pro Teramo che andrà in onda domani sera. Ma ovviamente il mio braccio destro è sempre lui, Andrea Costantini. Buonasera Andrea, ben Ciao, ciao. ritrovato. Un Buonasera a saluto a tutti. Maurizio Daqui in regia. Intanto, Presidente, come si ritrova a venire in studio nella sua televisione? Perché lei ovviamente è stato anche editore di questa emittente, giusto una parentesi, gioca in casa questa sera. Ma in casa mi ritrovo che pensandoci mentre venivo giù ho fatto veramente tante cose e credo di averle fatte bene. Lo stesso la televisione che poi ho dovuto scegliere la televisione e il calcio e ahimè ho scelto il calcio, ma altrimenti se facevo l'altra scelta oggi eravamo ancora qui a fare l'editore. Come si fa a vincere 5 campionati, anzi poi 6 con quel campionato dalla C alla B, in pochissimi anni? Come si fa? Si fa innanzitutto cercare di sbagliare il meno possibile, mettere tanta, 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 tanta passione, essere un po' incoscienti e poi quel pizzico di fortuna viene da sé, perché tu quando lavori in un certo modo e segui la cosa, la segui con tutto quello che può essere, senza nessun altro tipo di interessi. Ho fatto il calcio per amore, cioè non ho mai pensato ad altro, e quella cosa alla fine tu vieni premiato proprio perché non avendo altri interessi, ma pensando a fare bene con la tua squadra, arrivano anche i risultati. Quanto le manca il calcio? Beh, da 1 a 10 forse 11, però lo abbiamo lasciato 2 anni e mezzo fa. Oggi comincio un attimino a rivedere qualche partita, perché Per la prima. prima volta è tornata a vedere il Sì, Teramo sì. sabato all'Adriatico. Sì, sono tornato, non volevo farlo, ma forse mia moglie, sapendo quando. In questo momento è più lei che mi dice: vatti a vedere qualche partita perché so E allora quando che. rivede queste immagini? Ma io quello non li vedo perché mi fanno No, male. no, vabbè, adesso è passato un po' di Sì, tempo, quindi però mi fanno è stato ancora. il giorno più bello della sua vita Beh sì, calcistica, ma ovviamente. calcisticamente credo che ho passato 11 anni non belli. 11 anni che sono stati, cioè io non i giorni più belli della mia vita, perché passare 11 anni intensi, vittorie dopo vittorie, per poterti organizzare dovevi fare riunioni anche la notte, credo
credo che sono stati 11 anni meravigliosi. Portare una squadra dalla promozione alla Serie B, credo che non ci sia riuscito nessuno, poi qui abbiamo memorie. Oppure lei sa di qualcun altro che... No, no, io però sono andato in Serie B e credo che in Italia nessuno abbia fatto questo. E ci siamo andati puliti come le spose, quindi partite, non partite, le dico una cosa sola, se dall'altra parte non c'è chi ha venduto mi dici cosa noi comprammo, le chiacchiere sicuramente tante, però le chiacchiere tante. Insomma, lei ha vinto quello, sì, conta. No. Poi sì. Abbiamo avuto noi in studio, quello non ce lo può dire. Vivarini qualche settimana fa. Nessuno. Si è emozionato anche lui a rivedere queste immagini. No. È stata davvero una stagione strepitosa con dei protagonisti che resteranno indimenticabili per la vostra piazza. E, Pescara. Pescara è una città che lei conosce molto bene, una piazza dove è anche venuto spesso a vedere le gare e c'è un clima molto molto difficile. E io sono anche tifoso perché Sebastiani ci ha fatto vedere la Serie A e quindi io sono un tifoso di quel Pescara, perché in Abruzzo ce l'ha fatto vedere per due volte e io credo una cosa sola, che oggi se noi non ridiamo entusiasmo al presidente, purtroppo è successo a me, quando manca quell'entusiasmo dei tifosi, quell'entusiasmo della gente, poi non hai manco più tu autostima. Quindi siccome a Daniele non è che gli voglio bene, tanto bene, perché credo che sia una persona che in questo momento sta soffrendo più di tutti gli altri e quindi credo che oggi i tifosi si devono stringere a lui, perché se si riaccende la lampadina a lui riparte anche il progetto, perché oggi non vedo imprenditori che vogliono investire su Pescara, oppure imprenditori più seri di Daniele Sebastiani, che anche quest'anno secondo me ha fatto una bellissima squadra, ma che di quello che ho visto io domenica, ma che già avevo visto altre volte, è una squadra già sazia. Dopo allargheremo il discorso sulla squadra e sull'allenatore. No, io dall'allenatore non mi permetto. Sul banco degli imputati c'è Gaetano Auteri. Allora facciamo una cosa, andiamo a sentire subito un piccolo resoconto della conferenza stampa di Auteri, poi sentiamo una battuta di Sebastiani e iniziamo ovviamente il nostro incontro in studio. Auteri. Se parlassimo di primo posto adesso saremmo poco credibili, già stiamo perdendo tanta credibilità, io sono il responsabile di questo gruppo, quindi non mi sottraggo né alle mie responsabilità e neanche al fatto di essere il primo a capire che qualche difficoltà ci abbiamo, non tanto in quello che facciamo dal punto di vista dell'espressione del gioco. Questa è stata una partita anomala, chiaro che se tu rincorri sempre non chiudi il risultato, perché questo ci è capitato di fare, e non ci caliamo nella realtà tutti quanti agonistica della gara, poi succede quello che è successo alla fine, abbiamo pareggiato una partita, ma andare a raccontare che non la dovevamo pareggiare, che la dovevamo vincere per quello che le squadre hanno fatto in campo, non serve proprio a nulla. La realtà è quello che abbiamo descritto. Primo posto, ma di che parliamo? Adesso dobbiamo soltanto pedalare. Io non mi sottraggo, ripeto, alle mie responsabilità, sono la guida di questo gruppo, sono fortemente deluso, chiedo scusa a tutti, ma io non mollo, questo è poco ma sicuro. Questa è una squadra che deve migliorare alcune cose, ma che purtroppo sono ripetitive, però adesso parliamo di primo posto, poi ci attacchiamo all'arbitro, non è il momento. Ho detto prima, io sono il responsabile di questo gruppo, non mi nascondo dietro a nulla, perché non mi nascondo dietro a nulla, non mi piace neanche nascondermi. Stiamo facendo tutte figure di... A me non mi va di perdere la credibilità, mi sento il primo responsabile, però è chiaro che dobbiamo sistemarle le cose. Dottor De Leonardis, che sta succedendo?
No, forse il gemello di Auteri, perché non deve essere il fratello gemello, perché finora è la prima volta È che. cambiato un po' il Beh, suo sì, modo di insomma, è proprio comunicare. l'esatto contrario di quello che ci ha ripetuto per tutte le partite. C'erano sempre 10 palle gol, spartite da vincere, 4 rigori. Questa volta è stato realista, voglio dire, Si è reso conto? credo che sia comunque una cosa dovuta, visto che insomma, adesso il Pescara. E non solo a 11 punti da Reggiana, ma a 9-8 da Cesena e Modena. Come hai detto tu, c'è una media punti di un punto e mezzo, in progressione arriverebbe a 49-50. Voglio dire, in questo momento è la fotografia di un fallimento, nel senso sul piano tecnico. Quindi c'è questa sua mea culpa, insomma, lo capisco fino a un certo punto, perché sicuramente non è conseguenziale a quello che ha detto finora, a quello che ha predicato finora, a quello che ha fatto. E poi, voglio dire, anche altre dichiarazioni non mi sono piaciute, sia sue che del Presidente, sul fatto che è caduta la responsabilità su quelli che sono subentrati. Allora, lo Insomma. sentiamo e Sì, poi ti sentiamo il ridò. Presidente. Sentiamo il presidente Sebastiani. Auteri è confermato. Assolutamente sì. Io devo dire la verità, mi sono abbastanza scocciato a Pescara di sentire sempre mettere in discussione chiunque. Noi a Pescara non costruiremo mai niente se continuiamo a comportarci così. Per quanto mi riguarda, Auteri sta al posto suo perché sta facendo un buon lavoro, lavora alla grande tutti i giorni. Poi è chiaro che se non siamo in grado o abbiamo sbagliato qualche giocatore, purtroppo non è la colpa di Auteri. Capitelli avrebbe esonerato Auteri? Io non l'avrei preso. Quindi L'avrei l'avrebbe preso. esonerato. Eh? Una volta preso, poi l'avrebbe esonerato. Sicuro. Però ha detto non l'avrei preso, Sì, sbaglio. quella è una scelta iniziale che ci può anche stare, no? Al prendere Certo. Auteri, poi si può prendere o non prendere. Cioè, oggi non capisco perché giustamente Daniele, il presidente, si assume quelle responsabilità quando secondo me lui non c'ha nessuna responsabilità. Perché questa è una squadra, penso, costruita insieme all'allenatore, e Dursi penso che l'ha portato l'allenatore, non è che l'ha portato Giovanni o Tizio. Cioè io credo che lì il benessere molte volte fa male, cioè il Pescara è una squadra sazia, in Serie C bisogna correre, quindi lì persone che corrono a centrocampo c'è solo il ragazzino, non corre nessuno. Quindi la Serie C se non corri purtroppo non vinci. E poi credo che in Serie C due punte vicine possono aiutare molto, anche in fase di attacco, perché purtroppo, una persona sola viene preso da due difensori e sicuramente, ha più difficoltà a fare gol se poi i centrocampisti non si inseriscono. È entrato quel ragazzino, già quello ha dato quella forza in più di correre, quel ragazzino oscuro, Giambò, sì. Giambò, ma a me quello è piaciuto perché almeno ha cercato di recuperare, ha dato qualche calcione a qualcuno. Gli altri. Allora, Totò prima diceva che non ha gradito le dichiarazioni, credo soprattutto del Presidente, in merito ai giocatori che sono entrati nel secondo Certo. tempo. No, tra l'altro proprio come sottolineava il Presidente Campitelli ha elogiato Giambò e invece lì hanno detto l'esatto contrario, cioè Ma sia il io da presidente che quello. l'allenatore. No, voglio dire, alla fine questo fatto di scaricare le colpe del mancato successo a chi è entrato dalla panchina mi è sembrata una brutta cosa. No, non solo una brutta cosa, anche pericolosa, perché è un segnale che magari nello spogliatoio ci sono problemi, perché. Voglio dire, di solito quando l'allenatore fa i cambi, vince la partita e dice che il merito è tutto suo, chiaramente. Però questa volta anche l'allenatore ha sottolineato il fatto che chi è entrato alla panchina, insomma, ci ha messo poco. Quindi anche questo credo che sia un brutto segnale, anche per il futuro, perché io ritengo, almeno per quello che ho visto, che i cambi comunque sono stati affrettati.
come bravo. Del resto ha fatto in diverse altre situazioni, quindi se giocava diversi campi poi l'ha giustificato dicendo li ho visti stanchi, insomma voglio dire dopo un'ora di partita vede ecco, uno lo chiedo stanco. Un po' a tutti, poi le sostituzioni hanno riguardato Ferrari che stava giocando una buonissima partita, esatto, perché era al centro di tutti gli episodi, sì. Memusciai che ha disputato la miglior partita di quest'anno. Dursi e Nzita che erano gli unici a creare problemi sul binario di sinistra, perché a sinistra il Teramo nel secondo tempo ha sofferto, cioè nella fase difensiva a destra del Teramo, in Pescara certo. Aveva Dursi, Nzita e Memusciai sulla fascia sinistra, dopo Jacopo chiedo anche la versione di Teramana, che stavano soffrendo, cioè ha smontato tutta la catena di sinistra e quindi la lettura della partita è stata negativa. Certo, ma infatti per poi scaricare su chi è subentrato mi sembra una cosa veramente. Francesco, allora cosa ci dici di queste dichiarazioni? Di Auteri che per la prima volta ha fatto il mea culpa, si è preso le responsabilità, forse in maniera tardiva, perché oggi è sotto gli occhi di tutti, una crisi che sta diventando sempre più pesante, e le dichiarazioni del presidente Sebastiani. Poi ti do altri numeri. Beh, le dichiarazioni di Auteri penso che siano scontate, l'avrebbe dovuto forse in parte fare prima, perché ricordiamo tutte le volte che ha detto che il Pescara ha giocato bene, ho visto una buona partita e tutto il resto. Da allenatore navigato ha capito che quello era il momento di presentarsi con il saio e con la cenere sulla testa. Sulla dichiarazione del presidente mi viene quasi da pensare che l'allenatore presidente, prima di presentarsi alle interviste del dopo partita, quasi si mettano d'accordo, perché guarda caso entrambi può anche succedere, molte volte succede. Però esatto, però entrambi come sottolineava Totò, sì, in piena sintonia con i giocatori che sono entrati, che forse avrebbero dovuto dare di più, però come ricordava Totò, quando si fanno i cambi e poi si vince una partita, è bravo l'allenatore, fa i cambi e la partita cambia di colpo, vuol dire che l'allenatore ha sbagliato. E prima che me ne dimentico, devo dire che la sintesi perfetta è la foto perfetta della situazione del momento del Pescara, soprattutto dopo l'ultima partita, è quella che ha fatto l'amico Enrico Rocchi al termine della partita di sabato, quando ha detto o il Pescara cambia Auteri o Auteri cambia il Pescara. Qui non si va, anche Totò, esatto, non si va fuori da questa affermazione. So, ossia, pure se Auteri vorrebbe società, cambiare il Pescara, non ci riesce. Capito, allora se il Pescara giustamente, per come vuole fare la società, si può anche non essere d'accordo, conferma Auteri deve cominciare a lavorare in un modo diverso, deve trovare lui il bandolo della matassa per far sì che questa squadra con i giocatori che ha renda di più, oppure come sottolineava Sebastiani vuol dire che sono stati sbagliati alcuni acquisti, delle valutazioni in quel caso in sede le responsabilità sarebbero del direttore sportivo, cioè qualcuno, ma le responsabilità, ma è logico che direttore sportivo assolto, allenatore assolto, no qua non è assolto, no, perché vuoi assolvere oggi non è assolto nessuno, se poi oggi vengono condannati poi si va in appello e l'appello è per le prossime diciamo 10 partite, se restano gli stessi magari di coppa questa squadra trova, poi va in prescrizione però perché sì, alla fine esatto, non c'è più bravo. Tempo sono allora, 10 anni ma appunto io ti dicevo o cambi l'allenatore o l'allenatore cambia il Pescara. Riccardo, il tuo pensiero? Come possono rendere i giocatori? Un piccolo inciso, scusami, cioè, fino a 3 domeniche fa, fino a 3 settimane fa si diceva adesso dobbiamo fare un filotto. Il filotto di vittoria. Adesso, dopo queste 3 partite, adesso dobbiamo fare una svolta. Ma non l'hanno detto. Solo chiacchiere. No, adesso ci vuole una svolta, l'hanno scritto. Riccardo. Sul discorso del filotto sono stato abbastanza ironico ultimamente. Riccardo, Pescara... No, ma lo volevo solo ricordare. Vai Riccardo. Un Pescara che anche questa volta gioca 2 partite, una buona partita per un'ora e una mezz'ora. Al di là dei cambi, la squadra è scesa anche a livello atletico. Sembrava di vedere veramente due partite diverse. Cosa dirti? Una partita che è un pareggio che... penalizza molto. Tu hai sempre detto non serve cambiare allenatore, se non io ho sempre detto che non serve cambiare allenatore. Oggi sei dello stesso avviso o no?
Ma non vedrei neanche chi in questo momento può prendere questa squadra. Probabilmente bisogna forse anche parlare con qualche giocatore. E al di là, e lui secondo me, a parte che l'ha detto lui di aver sbagliato, però cioè io quello che non capisco è, forse anche questi cinque cambi condizionano le scelte, però non è che un giocatore che non gioca, cioè non fanno la Champions League, possono benissimo giocare 90 minuti, perché se Ferrari gioca bene e tu lo cambi, non capisco perché lo cambi. Lo stesso Galano, che per me ha fatto una bella partita, l'hai cambiato mettendo dentro Clemenza e che è stato evanescente. Mushai, che stava giocando bene. Nemmeno la prossima, esatto, l'ha cambiato. Allora io non vorrei che fosse condizionato dal fatto di questi cinque cambi, di farli giocare per dimostrare anche lui non so che cosa. Cioè, un giocatore a 20 anni, 25, ma anche a 30, 90 minuti, 95 minuti, atleticamente quello che è il loro lavoro, li tengono tranquillamente. Cioè, lui li cambia per che cosa? Forse per dimostrare che cosa? Cioè, c'è la mania di fare cinque cambi. Se in una partita ne fai uno, non è che sei tretino, ne fai uno e basta. Cioè, anche io non capisco perché c'è la necessità di dover giocare due partite. Cioè, non sei una squadra che, come una grande squadra come la Juventus, che nel secondo tempo con cinque cambi ti fanno una partita differente. Rischi che una partita incanalata bene, rischi di rovinarla, e questo è stato per Scaraterno, perché adesso facciamo la battuta, la prima partita, la gara, ho visto Pescara a Teramo per un'ora, poi nell'ultima mezz'ora non so se ho visto Pineto Pescara, cioè sembrava di vedere una partita diversa, e Teramo sembrava Liverpool, cioè ha sbagliato veramente la partita. Jacopo, tu che hai sentito anche i giocatori del Teramo, l'allenatore, ecco, la svolta c'è stata in quel momento dove si è cambiato il binario di sinistra, oppure c'è dell'altro? Guarda, allora, noi l'abbiamo raccontata sabato pomeriggio la partita sul binario di sinistra. All'inizio il Pescara ha attaccato più sul lato destro, dove il Teramo fa tradizionalmente più fatica perché aveva Rillo. Poi ha capito che sul binario di sinistra, soprattutto con palla alle spalle di Azio Osmanovic, poteva fare male. Condursi con Zita, ma secondo me la lettura è un po' diversa, va fatta sulla partita di sabato, ma probabilmente per quanto riguarda il Pescara più a livello generale. Il Pescara è in difficoltà perché non ha giocatori di gamba, e in questa categoria giocatori di grande gamba, quello che diceva il presidente, sì, Capitelli, sì, servono, perché ha giocatori dalle grandissime caratteristiche, magari sullo stretto, sulla caratteristica specifica, ma non ha grandissimo passo proprio come squadra, cosa che per esempio al contrario ha il Teramo, che infatti proprio in relazione a questo ha meno bisogno magari di cambiare tantissimo in corsa, e riesce anche sul lungo, sui 90 minuti, a restare dentro la partita. E sui cambi sono d'accordo che effettivamente riuscire al termine della partita continuare a prendersela, io ci ho anche provato col presidente Sebastiani, sì, con chi è entrato, ma senza chiedersi perché questi giocatori, ammesso che sia vero, io non sono totalmente sicuro del fatto che tutti e cinque siano entrati male, ma ammesso che sia vero, evidentemente la prima domanda che una società deve porsi è perché cinque giocatori che dovrebbero entrare in un derby, avere la possibilità di potersi giocare seppur per poco tempo le proprie carte, se la giocano così male. Evidentemente alcune scelte in queste 14 partite hanno fatto in modo che alcuni giocatori a queste scelte ci credano relativamente, dai, mettiamola così. È il dubbio che Totò, ponevo prima, sì. No, proprio quello, il dubbio che c'hai. Ecco, Presidente, un Presidente può anche avere una fiducia condizionata sull'allenatore, sì, lo difende, poi si rende conto che le cose non migliorano e probabilmente il pensiero è rivolto al prossimo mercato di gennaio, ma gennaio è lontano. No, io non penso, io credo che questa squadra può fare molto 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 bene, cioè... Allora, ieri analizziamo la partita di ieri. Allora, ieri il Pescara vinceva 1-0 e non ha rischiato niente. Beh, c'è stata un'occasione nel primo tempo con Berardotto. La prima sì, occasione, ci sta, cioè non è che una squadra non prende neppure un tiro in porta, la squadra avversaria. Fa le sostituzioni. Io credo che a quel punto... C'era stato anche il palo di Piacentini. Sì, ma boh. Però no, perché il Pescara ha fatto una buona partita, ma di occasioni da gol non ne ha avute molte. Sì. La bisaglia non ce l'ha avute, però fino a quel
fino a quel momento, diciamo che stava a vincere, ok? Sì. Quindi da quel preciso momento in poi io credo che loro non sanno neppure come dovessero giocare, perché c'è stata una confusione, è andato via Zita ed è entrato un altro stopper, Frascatori, per fare un 3-5-2 dove i due esterni non sono due esterni, sono due ali in attacco e non due ali che rientrano. Cioè io credo che, secondo me, preparato, l'unico presidente è preparato. No, buono, l'unico che doveva uscire era l'esterno di sinistra, Dursi, che secondo me fino adesso non ha fatto poco e niente. Tutto il resto, vuoi dare una Rizzo, che secondo me ieri non ha giocato bene, poteva cambiare un centrocampista per dare un po' più forza. Rizzo un po' difficilmente più gioca bene. Ma è la verità. Quindi credo che lo vedi che allora da rivedere la campagna acquisti estiva. Non mi interessa, ma ce ne ha questo discorso. Ma ce ne ha troppi. Ce ne ha troppi. La campagna acquisti sicuramente. Tutti quanti abbiamo detto è stata una buona campagna acquisti, non da primissimo posto, ma da secondo. Una squadra competitiva. Ma abbiamo sempre detto una squadra che può competere. 17, può sbagliare la scelta di avere pochi centrocampisti, quello sì. Ma poi soprattutto le prime uscite di questa squadra erano entusiasmanti, perché per quello soprattutto ha perso, è andato in confusione. Cioè questo lo dico a Francesco, perché alla fine andrà a finire così, verrà contestato maggiormente il presidente Sebastiani per questo rapporto che c'è con la città, perché alla fine diranno tanti allenatori per sono stati cambiati per la campagna acquisti, infatti io non me la prendo col presidente, me la prendo con l'allenatore. Che rispondi il presidente è un altro conto, però io me la prendo la parte pratica, tecnica, attiva, perché poi l'allenatore e il direttore sportivo, quelli hanno scelto i giocatori. Può darsi che nessun allenatore va bene? Scusa, allora, altrimenti l'allenatore e il direttore sportivo pubblicamente devono dire: guardate, noi volevamo prendere Giovanni Andrennico, il presidente ci ha costretto a prendere questi altri giocatori. Se non lo dicono, tutti sono, credo in maniera onesta e obiettiva, portati a dire eventuali, se ci sono stati, ma i risultati, come dici tu, se Rizzo non gioca bene, quell'altro non gioca bene, quell'altro non rende, il rendimento è inferiore alle attese, significa che sono stati sbagliati le scelte da parte dell'allenatore e del direttore sportivo. Ci dobbiamo mettere d'accordo su una cosa: se è una squadra competitiva, questo ma che una squadra che doveva dicendo, ma no? Che una, come no, l'abbiamo detto tutti, io mica mi rimangio quello che ho detto, è una squadra che come minimo doveva avere 7-8 punti in più e stavi lì in corsa, come stavi per le prime, quando si parla di prime posizioni, quando si parla di prime posizioni si intende, no, non è necessario il primo posto, primo, secondo, terzo, ma devi essere in corsa per quelle posizioni prima, e oggi non lo sei. Ho chiesto la fiducia che il presidente Sebastiani dà a Oteri, è figlia di chi, di che cosa? Allora Daniele, il presidente, può darsi che gliela sta dando perché la persona che ha di fronte, può darsi che non lui pensa che se io invece direi pubblicamente la responsabilità è dell'allenatore, quindi io non, a questo punto non lo difenderei, ma non per toglierlo meno, perché si deve assumere delle responsabilità, deve capire dove questa squadra deve migliorare, anche rivoluzionandola tutta. Perché c'è un allenatore che 30 anni che fa calcio, che se non li risolve lui i problemi da un punto di vista squisitamente tattico, perché vedi che è una squadra che brilla per un certo tempo e di colpo va in confusione, non è normale, perché come il primo tempo sei bravo, il secondo diventi asino. Facciamo completare il presidente. Che, e quindi metterlo con le spalle al muro. Se ben ricordate, io l'anno che ho vinto il campionato in Serie B, persi le prime tre partite in casa, in un'intervista ho detto: io gli altri anni posso dire che ci ho messo del mio, quest'anno ho dato carta bianca al direttore e all'allenatore e credo che si dovranno assumere le loro responsabilità. Giustamente parlai con l'allenatore dicendogli delle cose, non tattiche, ma di certi giocatori che li vedevo in un modo o in un altro, e gli ho chiesto anche di vedere se
famoso 3-5-2, di cambiare modulo. Mi dava anche dei suggerimenti? No, no, suggerimenti no, un pur parler, allora, la proprietà è sempre la proprietà e non si discute, quindi se la proprietà non può parlare col proprio allenatore, ma non per fargli fare le formazioni, bensì esprimere il proprio per pensiero, esprimere, cioè. Perché io mi voglio anche assumere le tue responsabilità, ma non ci dimentichiamo quello che dice lui, giocava per rotta terzino sinistro. Quindi cioè, di cosa stiamo parlando? Come frascatore terzino sinistro con cioè, a finistro, cioè, è una cosa impossibile. Quindi andammo a San Marino facendo un 3-5-2, cioè giocando vicini La Padula e Donnarumma, noi vincemmo 3-1 e da lì abbiamo perso la partita. Pistoia ha ragione perché era l'ultima sconfitta prima di quella di Prato. Bravo, quindi questa fu fortuna, sicuramente sfortuna. Allora, dopo io credo, allora a me lo sai cosa piace di un allenatore, a prescindere da Auteri, perché io nella mia vita non sono stato mai così. Sono stato sempre uno che ha sempre cercato di capire, di, anche se andavo bene, ma sempre per cercare di fare sempre meglio, anche se andavi meglio, sempre di più, ma per mia caratteristica personale. Quindi se oggi il Pescara non va bene, no, fossi io l'allenatore, ma farei dei cambiamenti drastici. Quindi non va bene, ma se noi andiamo a vedere la partita di Cesena, io ho analizzato, perché io li vedo tutte le partite del Pescara, tutte, perché faccio il tifo a Daniele perché se lo merita, e quindi se perde mi dispiace, che ti devo dire, è così, quindi non è così. Quindi la partita di Cesena, il Pescara non è che combina tante tiri in porta o meno, ma il Cesena, se il Cesena deve vincere il campionato, voi pensate che il Pescara è inferiore al Cesena? Io penso proprio di no. Assolutamente, assolutamente no. Quindi se quella squadra fa qualche punto in più è perché si difende meglio. Il Pescara prende gol, se avete visto il gol di Bernardotto là, ma là quello non lo marcava nessuno. Nessuno. Quindi è facile prendere gol quando le persone non ci stanno con la testa. Pescara, io credo, prende più di un gol a partita. Bravo. Io credo che questa squadra bisogna ridargli la giusta tempra, la giusta determinazione. O corrono, o si impegnano, non sono arrivati. Non però sono... Teri ha cambiato, perché lui ha sempre giocato con il 3-4-3, adesso ha rivisto un po' il suo modulo, le cose. In Serie C 3-4-3, 4-3-3, non vinci. In Serie C non devi prendere i gol, quindi una bella difesa tosta. Ha parlato con qualcuno che gli avrà detto cerca di modificare, e lo ha fatto. Però lo deve fare lui, perché se tu la partita non vai bene. Se non ci crede, è meglio che non lo fa più il 4-3-3. Lo devi fare per forza. Orocchi, quante partite ha vinto agli ultimi secondi o al 95esimo? Pescara ha vinto nelle ultime 10 gare solo due volte, quindi sì, non è che ne ha vinte tante. Però sì, diciamo, l'ultimo. Quindi vuol dire che qualcosa non funziona. Allora ci fermiamo un attimo, poi riprendiamo da Andrea Costantini, che sta scalpitando per chiedere qualcosa al suo presidente. Finito. Qui ovviamente viviamo di pubblicità e diamo la linea alla regia. A tra poco. A Montesilvano Notti d'Oro raddoppia la superficie, aprendo di fronte un nuovo store di oltre 1000 metri dedicato esclusivamente al riposo. Materassi dei migliori brand internazionali quali Dorelan, Simmons, Dorsal, Manifattura Falomo. Inoltre troverete oltre 45 tipologie di letti imbottiti dei migliori produttori italiani quali Bontempi, Noctis, Samoa, Le Comfort e Nicoletti. Nel nuovo store potrete vedere e provare 45 tipologie di materassi, dove sarà impossibile non trovare il materasso più adatto alle vostre esigenze. Notti d'Oro, Corso Umberto I 310, Montesilvano. Da Notti d'Oro conviene. Parlare con i tuoi amici, sentire il suono delle loro risate e in lontananza il rumore del mare.
ascoltare i consigli di chi condivide la tua passione, il tuo lavoro, rispondere con sicurezza ai loro dubbi. Tutto questo è più vicino di quanto pensi, perché i professionisti dell'Udito Maico sapranno guidarti verso la soluzione più adatta per il tuo benessere. Da più di 60 anni facciamo del nostro meglio per farti sentire bene. Ritrovare il piacere di ascoltare è semplice. E tu cosa aspetti? DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Torniamo per la seconda parte di replay. Allora, eravamo rimasti con Andrea Costantini, che stava ascoltando in maniera ovviamente interessata le dichiarazioni del presidente Campitelli. Andrea, cosa vuoi chiedere subito all'ex presidente? Io avrei una considerazione più generale sulla gestione societaria, però forse ne parleremo dopo. Ah, ma parliamone subito. Cioè, anche subito? No, allora io due considerazioni con il presidente. Mi ha colpito quando a inizio trasmissione ha detto: vedo un Pescara sazio. Ecco, cosa si può fare per superare questa sazietà e da cosa desume il presidente che questo Pescara è sazio? E poi, per quanto riguarda la gestione societaria, a me sembra che questo momento del ciclo di Sebastiani somigli al ciclo post-Savona del Teramo di Campitelli. Fino al 2015 praticamente il presidente era una sorta di remida, poi sono arrivati dei problemi che hanno portato ad esempio a diversi esoneri, cambi di rosa, ma si faceva fatica. Quindi tu vedi queste analogie. A tornare in alto come campionato a livello di classifica. Quindi questa analogia a livello di gestione societaria, cosa si innesca per entrare in questo turbine di negatività? Te l'ho detto con prima. Con contestazioni varie poi. Con le contestazioni susseguenti. Oggi tutto quello che può aver fatto il presidente Sebastiani, e quindi se noi andiamo a vedere le gioie della Serie A, sono cose bellissime.
Oggi bisogna ridare fiducia, innanzitutto l'ho detto prima, a Daniele Sebastiani, che deve ritornare ad essere il fulcro importante di questa squadra. Perché in questo momento credo che l'unico modo per tornare a vincere questo campionato, perché ancora si può vincere, perché si arriva secondi o terzi, c'è anche la possibilità, ma prima deve dare una risistemata alla squadra, ma non, con altri acquisti. Fiducia, chi è che deve dare fiducia? L'ambiente? L'ambiente, sì. Però l'ambiente è avvelenato, sono tre anni, sono tre anni di seguito, non per giustificare l'ambiente. Però allora, la fiducia la merita anche il presidente Sebastiani, sì, la merita. Non si può pretendere dal tifoso di sorridere, di dare ancora una pacca sulla spalla. Due retrocessioni dalla B alla C, due retrocessioni di seguito. Cinque anni fa un'altra retrocessione della Serie A. Adesso è difficile. Anzi, la squadra all'inizio dell'anno è stata anche sostenuta. Sicuro. Allora, prendete il mio esempio. Vado via io. Beh, è diverso perché lei ha sempre vinto. Lei ha sempre vinto. No, poi chi è venuto non è che ha fatto molto molto meglio di me. Forse ha rotto gli equilibri ancora più di me. Adesso c'è un'altra proprietà, speriamo che vada bene. Ma lei però non ha vinto nessuno, quindi... No. Diciamo i cambiamenti... Oggi dobbiamo fare come le formiche, mettiamocela tutti, stiamo abbastanza tutti vicini, perché poi quando si parla, sia io ci sono passato, quindi queste cose le so a memoria, anch'io non ero lucido perché ero incavolato, certo, con l'ambiente e tutto il resto, e si fanno, è bravissimo. Io credo che quest'anno, perché poi si arriverà alla fine dell'anno e poi sicuramente... Anche... Però se lui si rapporta con Matteassi, con Auteri, cioè, è un cane che si morde la coda. Totò, poi sentiamo tutti qua. Cioè, questa squadra, anche lo stesso presidente Sebastiani, è stato accolto benissimo all'inizio di questa stagione, perché tanto entusiasmo non lo vediamo da due anni, voglio dire. Quindi il problema non è se deve dare fiducia a Sebastiani, il problema è che Sebastiani deve guarire la squadra, perché deve contribuire a guarire questa squadra, che in questo momento è deluso. Purtroppo questo è il problema. Ha dei problemi, non è se diamo fiducia a Sebastiani la squadra risorge, è l'esatto contrario. No. È l'esatto, perché il pubblico ha accettato pure le scelte del presidente iniziale, perché la squadra che ha visto in partenza, tra l'altro presentarla in maniera sicuramente superiore alla realtà, anche la capacità di questo nuovo allenatore, vuol dire c'è stato anche grande entusiasmo, vuol dire. Adesso invece ci troviamo in una situazione di scollamento totale, che lì bisogna, soprattutto sul piano tecnico. E poi Totò, non so se state d'accordo, alla fine le colpe saranno di Sebastiani, perché a fine partita è stato Sebastiani che Auteri. Ma sicuramente. Un po' perché lo confermo, un po' perché chi è contro Sebastiani dice la squadra l'ha fatta lui, alla fine. Esattamente. Però conto, la realtà invece è diversa. Che a proposito di conferme o meno di Auteri, chiedo a Cambitelli, sulla domanda prima di Enrico, che ti ha chiesto toglieresti Auteri, hai risposto sì, non l'avrei preso. No, perché io avrei fatto un progetto, una ripartenza diversa, però poi penso che Daniele non l'abbia potuto fare perché aveva tanti contratti non a scadenza ma importanti e con scadenze molto, molto più lunghe, quindi secondo me lo ha frenato e ha cercato di mettere insieme una parte dei suoi giocatori con altri che poi sono arrivati. Presidente, scusa, ha preso 7 attaccanti e 4 centrocampisti. Vabbè, 7 attaccanti, mi dovete scusare. No, giochi veramente con... sono 9. 9. Ma se giochi con 3 davanti, sei o 7 li devi avere. Si sapeva che Auteri giocava. Sono pochi centrocampisti, non è che esatto, i centrocampisti sono pochi. Tu ne hai 4 centrocampisti e hai 7-8 attaccanti. Ma gli attaccanti con il 3-4-3 ne devi prendere 2. 2 e 2 sono 6. Ha preso uno di più 7. Che può darsi che qualche veterano non voleva altri centrocampisti. No, ma comunque voglio dire, se la scelta è tecnica, facile, no?
No, sì, ma Enrico, la scelta è tecnica, l'hanno fatto l'allenatore, il direttore sportivo, non è che la squadra l'ha fatto Sebastiani. Io quello che chiederei a Uteri è sbagliata, sì, infatti, come, ragazzi, le responsabilità sono anche di Matteassi, ma di fatto no, io problema con il direttore sportivo, oltre che dire dobbiamo fare un filotto di vittorie, sì. Anche mio nipote lo sa, che per vincere dobbiamo no, fare quello se lo chiede un bambino di un anno e mezzo che ancora non parla bene perché sta imparando, ti sa dare la risposta. Voglio dire, se si parla poi del mercato di gennaio, chi crede che possa prendere il Pescara? Giocatore più o meno simile a quelli che abbiamo visto finora. No, non è che la squadra verrà smantellata, cioè nel senso che squadra faranno? No, andranno solo via molti. No, però non sono noi giocatori uscite, che nessuno di noi conoscerà, sei tranquillo. Ma io mo per esempio devo prendere che vorrei chiedere a Uteri, ma potrebbe essere una domanda banale perché poi ti risponde tra l'altro da allenatore esperto tipo la conferenza stampa di sabato, ma questa squadra che all'inizio le prime due o tre partite, non vanno testo, sì, però se nelle prime due o tre partite faceva delle cose che poi non ha fatto più, stava in campo, abbiamo potuto dire a Uteri di cambiare modo, può capitare, ma non lo so, evidentemente avrà visto pure lui, qualcuno glielo avrà detto di cambiare modulo. Io penso al presidente. Presidente. Che abbia detto la sua, come dice Campitelli, pure lui ha parlato con Vivarini all'epoca, è una cosa normale se l'ha fatto, voglio dire, se la cosa normale se l'ha fatto. Poi, perché non mi venite a dire che con il 3-4-3 prima si facevano più gol perché con il 3-4-3 sei più offensivo, no. Perché intanto ce ne hai sempre tre davanti, sì. Anzi, secondo come la vedo io, e posso sbagliare, i numeri dicono questi, esatto, sì, però dopo sul piano tattico e lo sviluppo tecnico c'hai tre centrocampisti, prima ne avevi due, e quindi io posso contemporaneamente essere più protetto in difesa, e i numeri dicono quello, però poi devo essere bravo a sviluppare la manovra e sfruttare le caratteristiche dei giocatori. Ma tornando alla riflessione che ci ha fatto Andrea Costantini, quando negli anni l'entusiasmo viene a calare, le contestazioni aumentano, i risultati non arrivano, è difficile essere lucidi anche nel prendere delle decisioni, io no. Vabbè, ma quella è una professione, quella dell'allenatore e del direttore sportivo. No, parlo più verso il presidente, prendere decisioni, dico. Sì, però tu ricorderai l'86-87, cioè quella squadra lì che venne, certo, quando arrivò Galeone, cioè c'erano 1000 persone allo stadio, contestavano tutti. Che negli ultimi anni di errori Sebastiani ne ha commessi tanti, siamo d'accordo, io ripenso, poi andò bene quell'anno con la promozione di Otto, ma si arrivò alla penultima di campionato per capire che andava tolto Baroni. Ora io dico, quest'anno ha preso un allenatore esperto accolto favorevolmente da poi tutti, la squadra è costruita il bel calcio, è stato criticato Pillon perché vinceva ma non faceva un buon calcio, siamo d'accordo, esatto, ma io dico quest'anno cosa gli vuoi rimproverare? Riparti dopo due retrocessioni sul campo, solo la seconda è andata purtroppo a mal partito e quindi siamo in Pescara. Riccardo, io so che sei in difficoltà perché tu hai sempre difeso Uteri, però devi anche io non difendo Uteri, io so che Mourinho è stiamo parlando di Mourinho, è contestato a Roma, quindi di che cosa parliamo? Che è un allenatore, di cosa parliamo? Di uno che è un allenatore legato ai risultati. Ma quella cioè, un allenatore. Ma non farsi paragoni, dai, Mourinho e Uteri, dai. Lascia perdere, non concetto. Esiste. No, il concetto non esiste, ma come no? Non ha mai ho detto un'altra cosa. Che anche Mourinho, parlando di un allenatore, è contestato a Roma, quindi si può contestare. Ma certamente che si può contestare, è la stessa cosa. Cioè non è che uno perché ha una carriera da 30 anni fa male, una stagione lo si contesta. La domanda era però quella che mi hai fatto prima, era tu cambieresti allenatore? Dipende, perché in questo momento del campionato è difficile, è vero che c'è il mercato di gennaio che poi hai detto che è lontano, ed è vero che questi giocatori comunque al di là dell'allenatore in campo a un certo punto si spengono. C'è qualcosa che non va all'interno proprio della squadra. Quindi vuoi dire che il problema non è l'allenatore, è la squadra che è scarsa? Dillo chiaramente. Ma secondo te è scarsa? Secondo me no. Secondo me no, non è assolutamente scarsa. Non è una squadra che può stare a 11 punti quindi evidentemente il problema sono nella squadra e l'allenatore, voglio dire. Cioè, tu sostieni che questa squadra
la devi rifondare, cioè a gennaio ti facciamo una squadra nuova per tenere Autelli. Ma tanto la rifarà la squadra nuova a gennaio. Ma no, ma rifà, perché deve fare la squadra nuova? Ma quale squadra nuova deve fare? Andrea, un attimo. Dove va a prendere la squadra nuova? E qui c'è anche Jacopo Testimone. Abbiamo intervistato recentemente Marco Pomante, ex giocatore di Autelli, Marco Perrotta, giocatore lo scorso anno al Bari di Autelli. Tutti e due si sono detti molto sorpresi del fatto che Autelli abbia cambiato modulo. Cioè, quello che per molti sembra una banalità, le cose non vanno bene, ok, cambiamo. Ai loro occhi, giocatori di epoche diverse, Pomante 10 anni fa, Perrotta lo scorso anno, hanno detto: beh, è strano che Autelli abbia cambiato modulo. Quindi che cosa è successo? È cambiato anche Autelli? In questa stagione è sceso a compromessi? Non è più quello, Andrea, di una volta? Che sta succedendo? I tifosi di Nocera, Benevento, Catanzaro, Matera, quando parlano di Autelli si illuminano gli occhi, perché hanno sempre visto un calcio propositivo, sì, divertente. Evidentemente non è riuscito a trasmettere il suo pensiero. Non è solo quello. Probabilmente questa squadra non è in grado di esprimere quel tipo di calcio. Se l'hanno fatta è stata sortita male. Però se per anni e anni e anni lui non ha mai cambiato e a Pescara lo fa, perché questo avviene? Scusa, posso dire una cosa? Negli ultimi 4 anni quanti esoneri ha fatto Autelli? E poi finisce qui la storia, cioè stiamo parlando sì, di cose. Sì, negli ultimi anni ci sono stati un quattro esoneri, quindi quando è stato esonerato è stato sempre richiamato, sia a Catanzaro sia a Bari, cioè chi è arrivato però ha fatto vinto più. Non ha vinto più. Infatti no, il discorso di cambiare allenatore. Non ha vinto più, ma vuol dire che quella squadra andava male con Autelli, si pensava che potesse fare di più, andava male con Autelli, arrivi il sostituto, continua ad andare male, è ovvio che richiamano Autelli, ma se la squadra va male con due allenatori, vuol dire che la squadra non è all'altezza. Sì, il compito richiesto. Aggiungo un piccolo dettaglio, sì. Lui ha vinto a Benevento, gli anni dopo a Matera ha fatto bene il primo anno, confermato, esonero, richiamato. Idem Catanzaro, ha fatto bene il primo anno, bene cosa vuol dire? Che è arrivato in alto ma non ha vinto, secondo o terzo posto. Prego. Che lui l'ha fatta la squadra, quindi sicuramente una società prova a dare una sferzata, a cambiare, poi però se una squadra è stata fatta e costruita per un certo tipo di gioco, ma come dice Totò, se tu hai giocatori, cioè Pescara c'ha due giocatori di fascia che non sono due giocatori che oggi ti danno quella forza per cercare di fare i gol. Lei, Presidente, come si sarebbe comportato con Galano, Valdifiori, Menusciaggio, con i contratti? Non so, come si è comportato? Penso che loro avranno fatto di tutto per toglierli. Anche regalandoli? Anche regalandoli, però hanno dei contratti importanti e quindi non è facile togliere un giocatore che c'è un contratto di qualche centinaia di mila euro. Ma io ti posso dire che Galano, per come vedo io il calcio, purtroppo sarà sbagliato. Cioè, se tu a Galano gli fai fare la fascia, certo, non quante volte fare. Quando arriva su non è lucido. Io vedrei molto bene Galano vicino a una punta. Cioè, è perché c'ha il tiro. Quando giocava col Bari, io sono andato a rivederlo pure. Così anche con Zauri, Galano bravissimo. Quindi sicuramente Autelli tutte queste cose li valuterà, li dovrà valutare insieme alla società per capire, non di scagliarsi contro Tizio, Caio e Sembroni, perché io penso che lì possono scegliere dovunque, c'è una rosa che c'è il Pescara, non c'è nessuna squadra di Serie C, il costo che ha il Pescara ce l'hanno in pochissime, uno o due più del Pescara, quindi io credo che la materia prima c'è. Però poi ci vuole anche l'intelligenza da quest'altra parte di chi allena a capire quale giocatore può sposare un tipo di discorso o meno, e si deve adattare, tu lo sai meglio di tutti, a uno quello che ha. Se uno si adatta da una sterzata, ma il Pescara purtroppo, io vedo il povero Luteri dire corri, ma quelli non corrono, e quindi in Serie C se non corri non vinci. Ma Riccardo, ti ho interrotto, scusami, dimmi. Sì, perché la tua domanda era se tu cambieresti o non cambieresti allenatore. Il Pescara ogni volta che è cambiato allenatore è andata peggio, ma è una volta che è andata meglio. Sicuro. Per quello che dico, forse è vero che sono passati altri giornali. Come? Dipende, perché però statistiche, ma abbiamo cambiato l'ultima volta di questa situazione, non fa la statistica sugli allenatori, perché quando ha preso Pilloni si è salvato. Che vuol dire? Sottil ha salvato il Pescara, che Sottil ha salvato il Pescara male l'anno scorso. Dipende chi. La domanda è: tu che faresti? Rispondi.
Tu che fai? Io in questo momento Sarri non lo cambierei. Io ti dico quello che farei. Io andrei dai giocatori e mi sentirebbe in una maniera diversa. Ma sui giocatori, scusa, l'allenatore ha le sue colpe, ma tanti giocatori secondo me. Pensi che non sia stato fatto? Questo è stato fatto. E allora è stato fatto, cosa farei io? Non lo so. La domanda è cosa farei io. Poi è stato fatto, mi sono ben contento. Scusa, però voglio dire, certi giocatori hanno fatto la palla di avversario per far gol. Scusate, mi vengono a fare due o tre esempi, ma non per trovare forza sul fatto che io sono convinto che questo organico è buono, sì, per avere una classifica migliore, cioè, ma non sta rendendo. Ma quindi tu cambieresti l'allenatore? Rispondimi. Sinceramente non lo so. No, non lo so. In un momento Buoni mi dice di decidere, ci penso. Aspetta, dillo prima tu. Io ti ho detto di no in questo momento. Vabbè, pure se lo dice prima lui, non è quello il problema. Il problema è, faccio una domanda, ma scusate, se ricordo bene, se ho visto bene, Clemenza, le prime partite che ha giocato, non ci andava bene. Bravo, mo di colpo non è più buono. No. Galano prima non gioca, mo gioca e non rende, e secondo me te ragione Luciano, giocare lì e chiedergli determinate cose che lui non ha più la forza, forse non l'ha fatta mai, non lo so. Però è anche vero che abbiamo detto prima cambiava sempre formazione, 12 formazioni diverse, adesso due formazioni uguali non va bene. Benissimo, ma io ho fatto questo per arrivare a dire, e la domanda la faccio a me stesso. Ma scusate, siamo sicuri che questi giocatori messi insieme fanno una squadra? Ossia, questi li prendi uno alla volta, come diceva Luciano, questo è un organico, sono 22-24 giocatori essere, che nessuno ha. Gli stessi scorsi dell'anno scorso. Ma è così. Ma se no è facile fare una squadra. Scusa Enrico, ma se no è facile fare una squadra. Puoi chiedere cortesemente al dottor De Leonardis se cambierebbe l'allenatore? Francesco, non ho capito Francesco. Io sì. Sì o no? Cioè, i fatti dicono quello, scusa, basta, Forcella presente il pescatore. Non lo so, perché mi sto ponendo in maniera onesta i dubbi che questi giocatori presi singolarmente sono buoni, poi non formano una squadra. Allora cambiamo, benissimo, cambiamo allenatore sperando che questi riesca a farli stare insieme. La tua risposta è no. Jacopo. Io la prendo un po' più larga per dare una risposta poi sintetica. Hai deciso adesso, dopo 14 partite, di metterti 4-3? Metti 4-3, allora, come diceva il presidente, c'è una programmazione, c'è una proprietà. Auteri non è allenatore da 4-3. Faccio il mercato a gennaio per il 4-3 e cambio allenatore. Bravo. Storia del modulo, guarda, veramente è un falso problema. Non è quello il problema, non è che uno si fa il modulo e poi lancia la squadra. No, però è l'esatto contrario. Capire con chi allenatore questo discorso là lo possono fare solo Zeman, Guardiola, Galeone, ma nostro, che cazzo significa? Per esempio Totò, ci sono, secondo me Zeman era un maestro del 4-3-3, è un maestro, un professore, scusa, così come lo era Galeone. Ma lui che cosa ha fatto? No, però secondo me anche come l'ha cambiata, voglio dire, adesso è arrivata la storia che adesso la squadra da qualche settimana soffre meno a centrocampo, però non crea occasione, ma è un'altra fesseria grossa. È un'altra fesseria questa qua, che perché ha messo Rizzo in mezzo a scusa, ma di che stiamo a parlare? Parliamo di calcio. Jacopo intende dire al mercato devi capire con che allenatore ci vai, cioè, se ci vai con Otero. Se ci vai con quello fai fare solo 3-4 o con un altro, perché l'altro allenatore ha dimostrato che non lo sa fare. Ragazzi, di che stiamo a parlare? Perché è vero che il modulo lui fa solo quello, non c'è discorso. No, l'ha pure spiegato. Cioè. Però io ripeto che i giocatori che ha allenato Auteri si sorprendono di questo aspetto, quindi probabilmente lui è sceso a compromessi che non stanno pagando, quindi la situazione non è affatto semplice. Non scherziamo, uno che allena da 30 anni, anche se ha fatto sempre il 3-4-3, basta che chiamo un collega e dice che schemi devo fare per giocare diversamente, ma non scherziamo, no? Posso aggiungere una cosa buona, la campagna acquisti è stata fatta in base a quello che chiedeva Auteri, cercando giocatori che lui aveva già avuto.
È vero, ha avuto quello che voleva. Allora di che parliamo? A centrocampo non sono arrivati i giocatori che voleva Otero, sono giocatori che sono stati a suo calcio. Adesso la colpa è di nuovo di Sebastiani? Assolutamente no, perché se tu dici che forse Sebastiani gli ha detto di cambiare, ma non lo so, ma metti che gliel'ha detto perché non arrivavano i risultati, quindi e ha preso una caterva di gol, ha perso grandissime partite in casa, quindi quando le cose non vanno bene, sicuramente la proprietà chiede al proprio allenatore che sta succedendo. Cagne, Presidente, scusa, perché secondo te è stato Sebastiani a dire di cambiare modulo? Ma no. O magari qualche giocatore che fa fatica col 3-4-3? Ma sicuro, bravo. Ma è giusto che ha cambiato modulo? Fare il 4-3-3, no? Ci sta oggi. Ma secondo me è giusto che parli. Presidente, chi deve parlare con te o con me? Deve parlare con l'allenatore, voglio dire, anche di questioni tecniche. Il Presidente, se non può parlare manco con quello, perché quando le cose non vanno bene. Perdonami, io affermo un'altra cosa. Secondo me non è il Presidente che ha detto a Uteri sul modulo, ma qualche giocatore, secondo me, che ha parlato. Perché se giocatore allenatori ci sono un dialogo che dice prendiamo tanti gol, a qualche giocatore che magari ha parlato con l'allenatore. Ma secondo voi basta dire invece del 3-4-3 4-3-3, quindi che cambia? Che c'ho un difensore di più e c'ho tre centrocampisti in mezzo al campo, ma questo non è più calcio, questo ma anche se giochi a pallini, bambino, il subbuteo o qualunque altra cosa, ma che basta fare un fatto leggero, poi c'è il lavoro sul campo, perché se il modulo è un falso problema, è una questione di atteggiamento, di dicendo, ma io prima non prendevo gol, prendo troppi gol, metto un difensore in più e un centrocampista in più, perché dobbiamo andare in pubblicità, dobbiamo rientrare subito, per me il modulo non è che è importante, è importantissimo, perché quello che tu fai durante la settimana che poi vedi la domenica, ma devi vedere come lavori, devi vedere se i giocatori che hai si adattano a quello che tu chiedi. Un'ora e due minuti che lo sto dicendo. Momento dicendo che è un problema di equilibri, perché prima questa squadra parla dei numeri, qui non si sta inventando nulla, col 3-4-3 questa squadra faceva più gol e ne prendeva tanti, nelle ultime 3-4 partite 0-0, 1-0, 1-1, quindi vuol dire che si produce meno davanti e si subisce di meno, ma il problema dell'equilibrio resta, solo che si è spostato a livello diciamo di baricentro. Tra poco andiamo in pubblicità, tra poco torniamo in studio, tra poco. A Montesilvano, Notti d'Oro raddoppia la superficie, aprendo di fronte un nuovo store di oltre 1000 metri dedicato esclusivamente al riposo. Materassi dei migliori brand internazionali, quali Dorelan, Simmons, Dorsal, Manifattura Falomo. Inoltre troverete oltre 45 tipologie di letti imbottiti dei migliori produttori italiani, quali Bontempi, Noctis, Samoa, Le Comfort e Nicoletti. Nel nuovo store potrete vedere e provare 45 tipologie di materassi, dove sarà impossibile non trovare il materasso più adatto alle vostre esigenze. Notti d'Oro, Corso Umberto I 310, Montesilvano. Da Notti d'Oro conviene. La storia siamo noi. La nostra storia parte da lontano. Promozione e vittorie ci hanno sempre unito, ma anche le sconfitte, dalle quali ci siamo sempre rialzati. La storia siamo noi padri. Questa storia continuiamo a raccontarvela alla radio. Tutte le partite del Pescara in Radio Cronaca con Enrico Rocchi. Rete! Il Pescara raddoppia! Radio California, radio ufficiale Pescara Calcio. California! Thank you.
DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Allora, da dove ripartiamo in questi ultimi 20 minuti? Tutto quello perché che ci siamo detto, durante la pubblicità, ovviamente di ci hanno confuso un po' l'idea. Vorrei ripartire da Jacopo, perché più calmo domani ovviamente in chiave teramana questo pareggio è stato accolto ovviamente con entusiasmo. Quanto si rimpiange i Campitelli a Teramo? Si rimpiange in questi due anni e mezzo, probabilmente dopo un anno che è stato quello dell'addio, in cui è stato rimpianto poco all'inizio, e lui lo sa. Però poi con il corso del tempo, poi il calcio non è sono cicli storici, poi si rimpiange sempre chi c'è stato. In realtà quello che si rimpiange di Campitelli è l'amore incondizionato che ha dato alla squadra, anche a volte spesso andando incontro a degli errori, come per esempio l'anno dopo Savona, il 2015-2016, dove probabilmente ha fatto un passo forse più lungo della sua gamba, ma perché aveva intenzione di ritrovare quella categoria che poi in realtà non ha ritrovato, e ne avevamo parlato anche qualche settimana fa proprio in Pro Teramo, che presentando un Teramo Lucchese, che in un Teramo Lucchese quella squadra addirittura trovò con sole 3 giornate di anticipo la salvezza, cioè una squadra costruita per ben altri obiettivi. Si è rimpianto molto, probabilmente lui invece sono sicuro che sarebbe rientrato anche subito, forse non avrebbe neanche lasciato se non avesse avuto la necessità di farlo, però adesso c'è entusiasmo per questa nuova dirigenza, che ha mostrato almeno a primo acchitto, probabilmente rispetto al presidente Iachini, un attaccamento. Vabbè, quando arrivano i nuovi dirigenti, un attaccamento soprattutto dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tecnico delle scelte. A proposito delle nuove, ci dice velocemente, che tanto ne parliamo su Pro Teramo, la storia ci dice che dopo 5 mesi dal suo ingresso l'ex presidente, e mi piace dire come fa un collega, l'ex presidente della squadra della nostra città, non voglio fare male, sì, nemmeno il nome e cognome, dopo 5 mesi
già non era più amato. Dopo 5 mesi era finito l'entusiasmo, dopo 5 mesi, a ottobre del 2019, l'ex presidente del Teramo, non lui, quello dopo di lui, cominciò a... non lo voglio manco nominare perché non se lo merita, che lo nomino, cominciò a dire io a giugno finisco, basta con il calcio, non mi interessa più e tutto il resto, poi prendendo le scuse perché chi aveva promesso gli aiuti, chi aveva promesso gli sponsor e tutto il resto, andando dietro e ti faceva spendere una frega di soldi. Brevissimo, vorrei aggiungere un particolare, che senza quella grossissima ingiustizia che ha subito il presidente, probabilmente sarebbe cambiata pure la storia del Pescara, perché la Padula non sarebbe venuto, stava a Teramo in Serie B. Sicuramente ha cambiato anche la storia del Pescara, in bene per il Pescara, purtroppo. Ma ti ricordi tutte le domeniche ci sentivamo? Sentiamo sempre. L'ha preso, non l'ha preso, lo prende, ma sarebbe rimasto a Teramo la Padula. Capitelli, lei vede un dopo Sebastiani? Ma oggi un dopo Sebastiano, oggi i tempi dico la verità, sono cambiati troppo, quindi dire un dopo Sebastiani, dire un Sebastiani insieme a qualcun altro, io penso che o uno di Milano, no? Cioè oggi chi viene in un posto dove non ci sono altri interessi, ma bensì preferibilmente un americano, ma manca gli americani, tu vedi quello del Campobasso, c'è stato e poi è scappato, se n'è andato in un'altra società, cioè, io non credo a questo, però abbiamo Pincione vicino, sì, io credo che il Pescara, Daniele insieme a uno o due imprenditori seri locali possa fare molto bene, se da solo vorrebbe passare poco poco la mano. Quindi io penso che più di un imprenditore che viene qui a essere, che ti posso dire, cioè oggi viviamo in un momento, un Campitelli no, ma nella vita mai dire mai. Quindi ricapitolando, oggi lei cosa farebbe, cioè, al posto di Sebastiani oggi? Io al posto di Sebastiani, ma io, perché io sono istintivo, molte volte essere istintivi, ma qui già è passato tanto tempo, per come io sono istintivo, e poi ci azzecco, perché nel mio DNA... Avrebbe cambiato l'allenatore già da 2 mesi. Io avrei cambiato l'allenatore, ma non perché Auteri non è un bravo allenatore, ma siccome voglio vincere a tutti i costi, e devo vincere a tutti i costi, io non mi posso lasciare neppure una chance, devo provare tutte per poi dire abbiamo sbagliato a fare la squadra, abbiamo sbagliato a fare l'allenatore, al direttore sportivo, poi se cambi, io penso che questa squadra, cambiando completamente modulo, possa fare molto molto di più, possa correre molto molto di meno, recuperare tutti i vecchi giocatori perché potrebbero correre un po' di meno, e due punte e in mezzo, perché due punti in mezzo sicuramente... E al mercato cosa farebbe? Niente. Grazie. Toglierei, non comprerei niente, perché il progetto, se lo devi rifare, lo devi rifare dall'anno prossimo. Io non comprerei un giocatore, uno, oppure toglierei tre punte, ne prenderei uno di altissima qualità, ma ne devi togliere tre. Devi sfoltire un po' la roba. Sì, tanta ne devi sfoltire, punto. E questo sarebbe quello che farebbe Luciano Campitelli, ma io non sono nessuno, qualche giovane, non capisci, sicuro ce li ha, perché il terzino che nel 3-4-3 giocava a destra, che non mi ricordo i nomi io. Vero, Zappella può giocare benissimo. No, all'inizio è stato uno dei migliori. Bravo, a sinistra, Zita, può giocare benissimo. Forse non può giocare a 4 Zita, perché non sa marcare. Ma 3 è l'ideale. Due punte centrali. Ferrari c'ha 4 seconde punte.
è una seconda punta che se la può scegliere vicino a Ferrari. Io, ma anche Ferrari e Di Marco possono giocare, e sì. Marchi possono giocare insieme, ma Ferrari, cioè, è l'unico giocatore che non può stare mai in panchina. Cioè, per me c'è anche Marilu, c'è pure Marilu. Benissimo. Questi anziani, Galano, ma Galano vicino, vicino a una prima punta possono giocare, ma se Galano deve fare 50 metri, 100 metri, dopo 4 gol è andato. Valdifiori che va in tribuna. Ma Valdifiori secondo me andrà via, ma se no Valdifiori sicuramente ha fatto il play fino all'anno scorso, lo può fare tuttora, e l'altro, il ragazzo, può fare la mezzala, che può correre un po' di più, ma questa è una squadra secondo me che può fare benissimo, ma va fatto con un modulo. Luciano, tutto perfetto quello che stai dicendo, ma questa è una squadra, ne sono convinto, spero fra 4 mesi che qualcuno mi può passare a prendere, sì, a Pernacchia per il bene del Pescara. Questa è una squadra assemblata male, no, perché ce ne ha, se io faccio giocatori, un'orchestra, il direttore d'orchestra è bravo, perché avevamo detto tutto che è bravo, ma di colpo è diventato asino, quindi io non posso mettere un'orchestra con 20 violini, allora, una tromba e una batteria, se mi servono, sì, pure le, allora, chitarre, se mi serve pure il sassofono, l'orchestra deve essere un insieme, okay, un allora, mosaico perfetto, allora, questo secondo me è una squadra, i giocatori insieme non vanno bene. Allora, avendo una rosa, perché lì il Pescara ha subito un danno enorme dalla B alla C con dei contratti pluriennali e pure di più, avendo una rosa di questo genere, secondo me si deve prendere un allenatore capace di poter gestire quanto più di quella rosa, e poi ci metti quello che serve. Ma se tu prendi un allenatore così, e purtroppo lì poi ci sono i problemi, perché tanti di quelli non ti si adatteranno mai, perché non hanno le caratteristiche, per mentalità, perché dice io prendo 300.000 euro all'anno, che cazzo me ne frega correre. Invece dice, cosa noi abbiamo? Noi abbiamo Tizio, Kaiser, che sono, come potremmo giocare con questi? Allora lì ci vuole colui che faccia queste cose. Ma è un mio parere, ripeto, sì, completamente però mancano 5 sbagliato. Partite alla fine del girone di andata. Di solito c'è già il primo bilancio della stagione alla fine, sì, del girone di andata, poi c'è anche tempo per recuperare. Però dal 19 dicembre in poi si penserà al mercato. E allora la valutazione che faceva Jacopo, al mercato devi capire se c'è ancora Uteri. Ecco, okay, perché c'è un precedente a Pescara. Pensate, l'anno di Cucureddu, l'ultima promozione in Serie B con Di Francesco, certo. Cucureddu alla 14ª giornata aveva 24 punti, quindi 3 punti in più dell'attuale situazione, sì, e la prima in classifica stava a 4 punti, quindi a 28, quindi era le distanze erano ridotte, quindi era in piena lotta. Il Verona, Cucureddu, sì, fu esonerato i primi, certo, di gennaio, e poi è iniziata la cavalcata di Eusebio Di Francesco. I numeri, voglio dire questo, i numeri stanno penalizzando Auteri, così come penalizzavano Cucureddu, però Cucureddu è stato mandato via. Sì. Auteri è ancora qui con una classifica peggiore. E allora a gennaio, che è il momento per cambiare la squadra, cercare di modellarla, bisogna avere un'idea precisa se andare avanti fino a giugno con Auteri, perché ormai il fallimento c'è stato, Enrico, e quindi è inutile cambiare. Il discorso che sto facendo io è questo. Allora, se la squadra, se il presidente è convinto che la squadra sia buona, come io sottoscrivo, è ovvio che deve mandare via l'allenatore. Cioè, perché il discorso che si fece, no, scusa Enrico, sì, in sì, quell'anno, sì, di Cucureddu, no, era che era stata fatta uno squadrone, voglio dire. Però non giocava bene. Non giocava bene, e la prima è andato via Cucureddu, la squadra ha decollato. Voglio dire, la squadra era quella, non è che a gennaio ha dovuto cambiare, sì, squadra. Sì, sì, sì. Io sono di questo avviso, la massima può servire un giocatore, un centrocampista, voglio dire, non è che gliela deve stravolgere questa, no, se dovesse cambiare allenatore. Esatto, quindi questo deve prendere una decisione sotto questo aspetto. Questo dico io. Riccardo, prima volevi intervenire. No. Quando hai detto quanto manca al presidente Campitelli a lui, io volevo dirti che una volta andai a Teramo e incontrai il presidente che pioveva, mi salutò dicendo grazie di essere venuto a vedere il mio Teramo, sì, io me lo ricordo. E ecco, cosa manca? Manca probabilmente un presidente che sente veramente la società sua.
Te lo ricordi? Ma su questo non è, certo. No, io, non è che si può dire che Sebastiano no, ma io sono caratteri, la passione, caratteri. Quanto manca lui a Teramo, questo ti ho detto. Ah, la città. Era sì, la città, sì. Parlavo di questo. Sebastiani, io credo che se gli si dà la giusta energia, e anche lui giustamente deve cercare di essere, ma sicuramente sarà poi anche lui diverso, perché molte volte nel dolore si dicono cose, si dicono frasi, si dicono che nessuno di noi pensiamo, certo. No? E quindi Daniele in questi tempi così terribili ancora porta una croce, chiamiamola, la sta portando avanti. Credo che quest'anno ha fatto, cioè, ha speso tanto per poter costruire una squadra, avendo tanti problemi dell'anno passato di sti giocatori, forse... Ecco, dal di fuori questo rapporto difficile con l'ambiente tra i pescaresi e Sebastiani, come valuta questo tipo di... Non è una cosa bella, ma perché ci ho passato io quando ho sofferto. Ti manca l'energia, ti manca la forza, ti manco... Se dico queste cose lo dico perché non voglio male al Pescara, non voglio male a Daniele, e io l'ho vissuto in prima... ma che poi fai errori su errori, perché... io dovevo andare in Serie D, se io andavo in Serie D non spendevo 8 milioni e sicuramente da lì ripartivo con un progetto che vincevo subito il campionato. Purtroppo la testardaggine e l'amore che volevo ridare ai miei tifosi, ma dovevo togliere tutti, in primis Vivarini, ma non perché dovevo ripartire subito con completamente tutto nuovo, perché i primi a non crederci erano loro. Che poi doveva esserci questa rivoluzione lo scorso anno, verso la fine del torneo, diciamo, no, una cosa quest'anno aria fresca. Una sì. Cosa che volevo chiedere a te, Andrea, il contratto di Auteri è un annuale o biennale? Biennale, penso. Biennale, opzione penso, per il secondo. Io penso annuale con opzione. Opzione per e il allora secondo. Già fatto bene. Allora. Sì, certo, fatto bene, ma appunto, maggior ragione. E Andrea, no, perché al di là della questione allenatore, ora Pescara Carlotto, come deve andare avanti? Chiedo un po' alla platea, perché ultimo giro, sì, perché questa stagione era stata iniziata con la prospettiva di o vincere il campionato o essere competitivi per le posizioni di vertice. Ora bisogna un po' resettare. Chi si vuole esprimere? Beh, resettare adesso diventa... No, resettare come ambizioni, cioè Pescara proporsi come il squadra da... Scusami Francesco, la possiamo rivedere un attimo la classifica? Sì. Perché dobbiamo fare pure attenzione sulle distanze che si hanno dalle altre squadre dei playoff, perché mancano 5 giornate. Se fate caso, il Pescara che è scivolato al settimo posto con la... Sì, però stai 21. Appena a 2 punti dalla quarta, eh? No, sta però a 3 punti di vantaggio. Stai a 2 punti della quarta, che non significa niente. Fare quarto che significa? Fare lo secondo, terzo già sì. È qualcosa. Il principale distacco. Deve arrivare in terzo. Ma devi stare attento a non uscire dalla zona playoff, perché ci sono 18 punti di Pesaro, Lucchese e Pontedera. Se tu pensi che domenica vai a Pontedera, che c'ha solo 3 punti meno di te. Quindi, se parliamo di resettare, o cambia adesso l'allenatore. No, resettare nel senso che questa squadra nata per competere per i primissimi posti ora forse non deve più porsi in questo modo, deve cercare di adesso deve porsi che deve cercare il maggior numero di partite senza fare il senza parlare di filotto. Io continuo a sostenere, aggiungo a quello che ho detto prima e pongo una domanda, perché non lo so nemmeno io, perché se no lo direi se lo sapessi. Siamo sicuri che questi giocatori e questa squadra, i giocatori seguono l'allenatore? Perché questi giocatori non rendono? Che però più di un Francesco, giocatore, tu ci insegni che quando le cose vanno male sorge sempre questo dubbio. Sì, ma sì, adesso va male, ma questa squadra ha cominciato ad andare a singhiozzo già 5, 6, 7 partite fa. Non veramente è che... ha disputato 2 buone partite inizialmente appunto, e basta. Appunto, dico quindi, ha vinto al 90esimo con l'Olbia. Ha sofferto contro la Fermata. Con l'Angona alla prima partita. Esatto, benissimo. Quindi sofferto. Allora, alla luce di tutte queste considerazioni, è l'allenatore che non ci capisce niente, okay, o è la squadra... Però che si fa? Allora, che si cambia la squadra? No, appunto dico, o è la squadra costruita male,
perché se tu metti insieme, ossia se io metto insieme tre giocatori uguali, sì, poi li faccio. Stiamo ripetendo sempre le stesse cose. Ma quello è il nocciolo della questione. Quindi, perché se poi avanti, cambi, devi cambiare subito l'allenatore, se no aspetti e vedi, ma è come cioè, diceva Luciano, diciamo, mando via due o tre giocatori. Dare una scossa, mica ce l'abbiamo con Otero come persona. Che cioè, meglio Otero, ci mancherebbe, che intanto di rispetto per Otero. Maggiore responsabilità. Maggiore responsabilità da parte di tutti, e se si deve cambiare allenatore più velocemente lo cambi e più sicuramente hai possibilità di fare meglio, cioè poi assolutamente. Però che Sebastiani stia aspettando la fine del giorno d'andata, no, per tirare un po'. No, no. Lui è convinto, penso, che di continuare, ma purtroppo io penso che il problema sia nato da tutto quello che lui non ha potuto togliere, e quindi lì ci voleva un allenatore meno integralista, ma bensì un allenatore che potesse mettere insieme il vecchio con il nuovo che andava a prendere, e poi su quello che aveva creare lì il modulo, su quello che aveva, non che io parto in un modulo che poi non c'ho gli attori che lo possono fare perché non hanno quelle caratteristiche. L'anno per scorso, farlo. L'anno scorso Durzi a Catanzaro ha disputato un buon campionato, o no, Andrea? A Bari, due anni fa anche a Catanzaro. Bravo, viene da buone stagioni. A me non mi sembra che un giocatore che fino a oggi ha dimostrato di poter fare la differenza, allora quello rende di meno per un motivo, quello rende di meno per un altro, quello rende di meno, si mette Sebastiani da solo, comincia a fare le somme e vede qual è il problema o quali sono i problemi, perché poi lo sa lui, perché se no a questo punto uno deve prendere il direttore sportivo del Filotto, lo chiude in una stanza e dice: ma tu mi devi far capire come abbiamo costruito questa squadra. Ma chi te la dice la verità? Perché tu chiedi a Giovanni, ti dice una cosa, Pasquale te ne dice un'altra. Bisogna agire distinto, quindi, in questi momenti. No, distinto. Sì, molte volte l'istinto porta pure... Sempre con ragionamento, però l'istinto... Allora, ti dico l'ultima... L'istinto te l'ha detto lui, che avrebbe cacciato Auteri già, dopo tre giornate. Per farti capire... No, dopo tre no, 4, 5, 6. Tu c'hai una squadra e devi capire chi può guidare. Allora, se io c'ho una macchina veloce, ma che se vado troppo veloce sbanda di dietro, devo trovare una soluzione per quella macchina. Quindi un pilota che forse affronta la curva non pazzamente a tutta velocità, ma lì rallenta e poi è veloce. Là è questo il problema che è successo a Pescara. Dico questa, allora, Serie D, ero primo in classifica, cambio l'allenatore, ci fa, non mi ci fate stati, pensare. Stati sereno perché ho avuto ragione anch'io, ma non allo stai per colpa sereno, di, ma non per Cifaldi, perché adesso ti racconto. Quindi andiamo a Recanati, perdiamo, avevamo fatto 4-5 bruttissime partite con poco gioco, con una squadra scarica, una squadra 4 punti sulla seconda, di vantaggio. 4 punti sulla seconda, però eravamo 8-9 punti. La cacciava due giocatori. No. Sì. Che ti dice? Te l'ho detto quindi, tante volte. Quindi tolgo Cifaldi, perché siccome credevo tanto in quella squadra, prendo Ammazzalorso. Perché Ammazzalorso aveva fatto la Serie C, vedi, c'è la pazzia umana, io come ragiono. Prendo Ammazzalorso perché dico: vingo il campionato e c'ho un allenatore di Serie C. Quindi il mio ragionamento filava. A Marzalosso perse quasi tutte le partite. Sì. Quindi io che faccio? Riprendo Cifaldi. Vincemmo tutte le partite. Arrivammo a uno scontro finale con Rimini, dove il Teramo era due punti avanti. L'allenatore del Rimini era Luca D'Angelo. Quindi a Teramo, il Teramo perde in casa con il Rimini, passa il Rimini e noi arriviamo secondo. Lì mi sono detto: il destino era questo, perché noi eravamo 11 contro 10 in casa, 11 noi e 10 loro. Hanno vinto loro. Quindi ti fa capire che quando poi è segnata la stagione è quella. Ma se io non toglievo l'allenatore, dentro di me
e arrivavo secondo, non è che lasciava un dubbio, mille dubbi. Quindi se il presidente crede in un certo modo, lo deve fare. Quindi se Sebastiani oggi dice per me questo è l'allenatore che mi può far fare il massimo dei punti, è giusto che faccia come staremo a vedere. Poi ognuno di noi la pensiamo in un modo diverso, giustamente, perché il calcio è questo. Il destino prevede un ritorno nel calcio un giorno di Campitelli? Ma no, perché ho lasciato e credo che sia la cosa migliore. Perché? Ma no, mai dire mai. Non è convinto, mai piace, dire mai. Non lo dice, mi piace troppo, poi mi fa soffrire troppo, quindi il calcio. Grazie presidente per essere stato con noi. Grazie. È stato veramente bene. È stato un piacere averla nel nostro studio. Speriamo di incontrarci quando le cose probabilmente andranno un po' meglio per tutti. Ma io lo spero prima di tutto. Volevo invece dire due parole sul Teramo. Sì. Ho visto un branco di ragazzini tosti, incazzati, che non mi sarei aspettato quella determinazione, quella, proprio hanno dato il massimo e hanno meritato, anche se ai punti un rigore forse c'era per il Pescara, ma ai punti per l'impegno, perché io vedo poi la partita anche l'atteggiamento, l'intensità, e quindi certo. Bravi, l'allenatore del Teramo è molto bravo, molto bravo sui ragazzi. Poi sui grossi non lo so perché, ma sui ragazzi sta a fare un lavoro straordinario. Quindi io ho visto una. Allora, tu vedi dietro, terzino sinistro 91-92, un 2000, un 99 che avevo io e un 97 lì, un 92 in porta. Cioè, ma ti rendi conto di che cosa parliamo? Però, 2002. Un 2002, scusa, parlo sbaglio perché. Ma ti rendi conto che certo. ci corre per la Serie C o no? Ci corre, in dialetto abruzzese. Ci corre, questo. Grazie a Luciano Campitelli, a Totò De Leonardis, a Francesco Di Francesco, Riccardo Fico, Jacopo Forcella, domani sera ovviamente più spazio al Teramo, alle ore 21 con Pro Teramo. Grazie sempre ad Andrea Costantini, stasera ti sei un po' riposato, non ci sono grandi posticipi. Grazie a Maurizio da qui in regia, ci vedremo lunedì prossimo per commentare il momento dopo Pontedera. Grazie per averci scelto.